Costruendo un agility dog, è un parco giochi per cani e anche per i loro padroni, chi ama i cani naturalmente. È faticoso, molto faticoso, però possiamo scaricare la tensione, è un rilassamento, perché almeno non sei chiuso tutto il giorno, quindi qua all'aria aperta, non hai divise che ti rompono le scatole e sei qua, lavori, impari qualcosa di nuovo, come lavorare sulla natura. Piacevole perché qua comunque a Platamona sugli alberi ci sono dei picchi, uccelli rari che magari stanno lì e tu li puoi ammirare, li puoi guardare. È una cosa bella, io non l'avevo mai visto prima, quindi. Per me tutto il lavoro è bello perché mi piace sempre lavorare. Con la pala, con il rattrello, tendo il lavoro che c'è lo facciamo, facciamo le palette, tutto che ha a che fare lo facciamo. Stiamo qui per lavorare. Dovresti dare una mano adesso, andiamo giù al decivolo e lo dobbiamo rastrellare, dobbiamo pulire. È un consorzio di cooperative dove ci sono varie entità al suo interno e si occupano di differenti aspetti, soprattutto legati al sociale. E la maggior parte delle ragazze che vengono qua per l'appunto sono soggetti che appartengono a categorie disagiate, carcere, web, legge 20. Legge 20 sono ragazzi che hanno problemi psichici. Questo è un lavoro molto creativo e impegna molto ognuno di noi, diciamo, nella realizzazione di qualcosa di importante sempre per gli altri. Abbiamo dei cestini qua per mettere le cose separate, solo che molti sono anche disordinati e bisogna fare la differenziata, andare là a prendere la plastica, la carta. Questo. Tutto questo vengono bicchieri, piatti, mi dedico più che altro alla pulizia qua della giardina, dell'area circostante. Abbiamo delle piante di che il naffio, il rastrello terreno, e un po' d'ordine nel capannone faccio. E quando mi rimane tempo do una mano ai compagni. Lo stagno di Platamona è un'area SIC, un sito di interesse comunitario che appartiene al comune di Sorso. Il comune di Sorso un po' di anni fa, dato che questa zona era abbandonata a se stessa, ha deciso di affidarla a una cooperativa, quindi sono stati fatti dei lavori, è stata inserita il consorzio Andalas di Amistade per fare quella che è la gestione del parco. Questo posto si è trasformato da una pineta piena di spazzatura a un posto pulito, accogliente, frequentato da tanti visitatori e turisti. Qua ci vuole il decipugliatore comunque, va. Qui abbiamo realizzato il campo di bicivoli. Nelson, non fare la finta di lavorare, eh. Vieni qua, dai una mano anche a noi. Anche a noi, ne abbiamo bisogno. Ci siamo organizzati, abbiamo messo la sabbia nel percorso, abbiamo tracciato il campetto con queste palette, sempre rispettandolo la natura, perché la cosa è essenziale. Il progetto degli inserimenti nasce da una richiesta fatta dall'UEPE e il Consorzio Andalas di Amistade della Regione Sardegna per finanziare appunto delle borse lavoro che potessero essere inserite allo stagno in Platamona. È un consorzio molto grosso, con una quantità di lavoro da fare molto importante e con persone invisibili che lavorano per far sì che ci siano persone meno invisibili. È un consorzio per cui lavorano circa 250 persone ed è difficile poter garantire il posto di lavoro, quindi ci sta sempre dietro a tutto cercando di creare altre occasioni e possibilità. Questo si fa o trovando progetti dentro i quali si possano inserire persone, quindi cercando di captare quelli che sono i fondi pubblici e utilizzandoli in maniera intelligente,
oppure facendo quelli che sono veramente percorsi di imprenditoria sociale, quindi approcciando il mercato con progetti innovativi, con progetti che prevedano un'autosostenibilità. Dennis, ci sei? Dennis, Sebastiano, sono qua, dimmi cosa c'è. A che punto sei? Guarda, io tra 10 minuti ho finito, poi se devo su mangiamo. Ok, ci vediamo fra 10 minuti. Di posti ce ne sarebbero tanti da sistemare. In giro sono 90 ettari ancora e il lavoro è tanto da fare. Tanto e a noi ci fa anche piacere, visto che l'articolo 21 serve a questo, anche per poterci integrare nella società appunto con il lavoro, questa opportunità che ci hanno dato. L'articolo 21 ci dà la possibilità di uscire la mattina, di andare a lavoro, con degli orari fissi e dei percorsi fissi, di venire qui a lavorare la mattina e di rientrare la sera a dormire nelle nostre camere, per non chiamarle celle. La mattina, vabbè, ci alziamo, ci prepariamo e alle 9 pronti per uscire dal carcere e venire qui a lavorare, fino alle 4 che ripartiamo per tornare in carcere perché è finita la giornata di lavoro, quelle 6 ore, 7 ore che sei libero. Oltre alla libertà c'è anche lo svago di stare all'aria aperta, di non avere chiavi, agenti, tutti dietro, quindi sei più libero. Conosci persone perché vengono tantissime persone. Ci fanno dei complimenti, è il lavoro che stiamo facendo, perché per noi è una cosa bellissima, cioè almeno siamo utili a qualcosa nella società. Per noi la libertà, si ripete, è una cosa bellissima. Poi sapete che quello là deve rientrare, abbiamo un magone proprio nello stomaco. Si ritorna nell'inferno di Dante. Si ritorna, purtroppo, quei rumori che ci danno tanto fastidio, come chiavi, ordini, le conte, gli orari fissi, le cose, uno che conta l'altro, l'altro che conta, è tutto un contare, è tutto una questione di numeri e di orari. Io veramente quando ritorno mi sento molto triste, lontano da mia famiglia, perché io non abito qua, abito in Spagna, ce l'ho una moglie, 3 figli, mi mancano abbastanza. Veramente il corazon mi dà deseo di piangere quando arrivo in carcere, veramente. E qua sono una persona, mi sento una persona libera, lavorando. A me il dinero per me non è niente. Lo importante è la libertà. Il carcere è una scuola punitiva. Parlo perché ho trascorso 16 anni dentro le carceri italiane, ho girato già 12 istituti. Ogni istituto è diverso dall'altro, cominciando anche dalla ristrezione delle camere, perché è un conto dire dentro il carcere una televisione, sì, ok, abbiamo una televisione, ma siamo stipati in una stanza di 2 persone, siamo in 6. Si soffre tantissimo, quello che ci spetta non ci danno. Per fortuna che ogni tanto c'è come l'area educativa o il servizio sociale, propongono questi lavori qua socialmente utili che ti danno la possibilità di conoscere delle persone estranee. Però quello che voglio far capire è che anche dentro ci sono, anche chi ha sbagliato, ci sono dei bravi ragazzi che si vogliono fare un'altra ugualmente, una vita e basta, altro non posso dire. Questa è una torretta di avvistamento dove adesso vedo delle carpe saltare ogni tanto. Serve per tante cose, per fare delle foto, per gli appassionati di natura, per vedere i cigni, per vedere insomma un po' di tutto, per vedere i falchetti di stagno che ci sono. Una carpa, un falco pescatore che si è appena tuffato, e tre gabbiani. En la cárcel veramente uno sufre abbastanza, no c'è niente, si tu no c'è la soldi posa sufrir mucha fame. Cuando uno está en cárcel perde todo, la familia, fili, moglie, todo perde. Eso es lo único que te puedo decir. Y adesso me siento un poco mejor porque estoy en artículo 21, estoy laborando en artículo 21, me siento más libre. Pero la cárcel no es fácil para nessuno. Secondo loro, se ti comporti male, vieni punito, ti mandano un altro carcere dove stai peggio. Dunque devi stare anche zitto oltretutto. Dopo 2, 3, 4 anni esci, non hai un lavoro, non hai una casa, cosa fai? Uno deve mangiare, deve pur vivere. Se ha famiglia, peggio ancora.
È una convivenza forzata in carcere, perché in carcere tu conosci tante persone, ti obbligano a stare con quelle persone che tu non sai neanche chi sono né da dove vengono, e poi man mano fai amicizia. Chi ha lavoro fuori non gli viene data la possibilità di lavorare. Vieni condannato, tu devi rimanere in galera per quella condanna lì. È normale che poi anche un datore di lavoro esterno ti lascia a casa, tu perdi il lavoro. Quando esci da lì automaticamente torni a rubare. L'area educativa, secondo me, sono troppi. E quelli che ci sono, la maggior parte non lavorano. Perché quando tu magari chiedi di parlare con un'educatrice, a volte non c'è. Il sabato, noi, per dire, noi stiamo aperti dal lunedì al venerdì. Quindi il sabato e la domenica stiamo chiusi. Se vogliamo parlare con un'educatrice, non si può, perché non ci sono. E quindi se uno ha un problema, chi lo dice? Ti devi sfogare magari con i compagni di cella, magari c'è chi ti dà una mano, però i problemi ce li abbiamo tutti, quindi non c'è reinserimento. Io sono tanti anni che entro e esco di galera perché ho sbagliato, ho fatto i reati, non sono innocente, anzi, sono sempre stato colpevole. Però con tutte le volte che ho provato a reinserirmi non ce l'ho mai potuto fare, perché adesso forse sto cercando di reinserirmi, ma bisogna vedere se mi danno la possibilità. Quando andiamo fuori, io ho una figlia che ha 15 anni, che non vedo quasi mai, e quando ti chiede la cartella cosa gli dici? No, papà non c'ha soldi. Conosci una ragazza, la vuoi portare fuori a cena, cosa gli dici? Aspetta, faccio una rapina. Di solito le ragazze vogliono il diamante, e quindi bisogna aspettare sempre che chiuda la gioielleria per andare. Ma il carcere a volte, anzi la maggior parte, è una scuola delinquenziale. Il discernimento parte da noi stessi, se hai una famiglia che ti segue. Se trovi delle persone in gamba, come in questo caso abbiamo trovato Agostino, il nostro psicologo dello stagno, ci ha dato questa opportunità e lo ringraziamo sempre. Ma se non ci sono queste persone, è finita. Altre persone che ti danno una mano non ci sono. Si soffre solo e basta, non c'è riferimento. Più spazio, più alternativa al carcere. E la gente di fuori cosa pensa di noi? Che siamo delinquenti, perché giustamente siamo in galera. Quindi è il pregiudizio che hanno gli altri, perché non è che se uno sta in galera va bene delinquente, poi bisogna vedere i reati che uno ha fatto. Io, per dire, facevo rapina in banca, non ho mai fatto del male a nessuno, perché entravo in banca, dicevo a chi era in banca, dicevo a me dei vostri soldi, non mi interessa, mi interessano quelli della banca, quindi non ho mai fatto del male a nessuno. Però se tu vai a chiedere a qualcuno cosa ne pensi di un detenuto, un delinquente, lasciamolo in galera a marcire, non è così. Perché se ci avessero un figlio loro che è in galera, non parlerebbero così. Se tu vai a chiedere a mia madre cosa ne pensi del detenuto, dice no, soffrono. Se lo chiedo magari a un tuo familiare che non ha parenti in galera, dice no, lascia stare, sono delinquenti, sono irrecuperabili. Ma non è così. Adesso c'è veramente fame. Cosa devo da mangiare? Fanno un po'.